In Piemonte, a Cherasco, una città storica famosa per l'armistizio di Napoleone Bonaparte del 1796. Oggi è un attivo centro con oltre 9.000 abitanti distribuiti in numerose frazioni, poste sugli oltre 82 km2 di territorio. Negli ultimi vent'anni il paese si è modificato gradualmente da centro prevalentemente ad economia agricola a polo industriale, commerciale ed economico di buon livello qualitativo e quantitativo. Inoltre, ha sede in Cherasco l'Associazione Nazionale Elicicoltori per l'allevamento e la commercializzazione delle lumache da gastronomia. L'idea nasceva dalla consapevolezza che il mondo dell'elicicoltura aveva un grande bisogno di rinnovamento. Era necessario rivedere alcuni passaggi tecnici per rendere compatibile la fatica dei campi alle esigenze attuali, per perfezionare alcune tecniche, sviluppare nuove opportunità di business e sfruttare gli strumenti di comunicazione per raccontare in modo adeguato. La qualità dei prodotti. L'Accademia Chiocciola Metodo Cherasco da qualche anno dispone di uno spazio adeguato dove sviluppare i progetti di ricerca e di sviluppo legati all'elicicoltura, fare formazione di alto livello, proporre percorsi educativi rivolti ai bambini e laboratori di cucina per adulti. Ma per meglio raccontarci il mondo dell'elicicoltura, Fabrizio Salce ha raggiunto per noi Cherasco per incontrare nuovi amici. Amici di Agri Sapori, torniamo ad abbracciare un tema che ci sta particolarmente a cuore. Parleremo di chiocciole e per farlo al meglio abbiamo raggiunto la provincia di Cuneo, siamo a Cherasco e con me c'è Simone Sampo che è il presidente dell'Istituto Internazionale di elicicoltura. Simone, caro, sentiamo sempre dire allevamento metodo Cherasco. Vuoi spiegarci che cosa vuol dire? Il metodo Carasco è un sistema innovativo nell'elicicoltura, è un sistema innanzitutto che rispetta la naturalità e i climi dove andiamo ad allevare le nostre chiocciole, quindi è un sistema camaleontico perché mm -hmm. si adatta al posto di dove facciamo l'impianto elicicolo. È un sistema che ha adottato un disciplinare di produzione. Questo disciplinare di produzione è stato fatto nell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. È un disciplinare dove rispetta la naturalità, che l'impianto sia a cielo aperto, che ci sia una migrazione naturale delle chiocciole, un'agricoltura simbiotica, una rete adatta alle chiocciole per il proprio benessere. E una grande importanza nella qualità del cibo che diamo alle chiocciole affinché prendano un sapore che non sappia più di terra, ma che sappia di nocciola o di miele. Questo vuol dire che l'alimentazione deve essere solo come vegetale? Assolutamente sì, l'alimentazione che ci contraddistingue un po' il metodo Carasco da altri sistemi mm -hmm. di allevamento intensivi è che noi non ricorriamo a scorciatoie ma ci adattiamo e diamo da mangiare alle nostre chiocciole solamente vegetali freschi. Qual è il lavoro dell'Istituto Internazionale? Perché suppongo che voi il sistema lo date in adottamento a tanti allevatori, giusto? Il nostro istituto oggigiorno segue solamente qua in Italia oltre 500 allevatori. Nel mondo siamo presenti in 14 paesi. Qual è il compito del nostro istituto? Innanzitutto è quello di dare un'informazione corretta sull'elicicoltura, di fare in modo per chi inizia di avere una formazione adeguata per poi tramutarsi in un'assistenza continuativa per chi ha fatto tale investimento. Che tipologie di chiocciole alleviamo? Noi alleviamo. L'elix aspersa nelle tre sottoclassi della maxima, della spersa tipica e della spersa Muller. Io ho detto che siamo a Cherasco in Piemonte, un po' la capitale delle chiocciole. Però eh, gli allevamenti sono sparsi in molte regioni d'Italia, questo su, mi fa capire, su, suppongo che anche il prodotto raggiunge altre zone, italiane, e non solo, chiaramente. Assolutamente oggi si, si inizia a parlare di chiocciola e un po' meno di escargò nel mondo. Il, la filiera, il disciplinare, il concetto di allevamento che non inquina, di un bassissimo consumo idrico. Pensate che per fare un chilo di carne ci vanno quasi 16.000 litri d'acqua, ma per fare un chilo di chiocciole parliamo di meno di 400 litri. Quindi oggi. Si, Possiamo definirla un po' la carne del futuro, questa è 1,2% di grassi, è una carne salutare ma arriva comunque da un'alimentazione totalmente curata al naturale. Chi alleva le chiocciole con il vostro sistema può anche conferirvi il prodotto e diamo la possibilità a chi rispetta il disciplinare innanzitutto di formarli anche per la vendita, quindi di dargli dei prodotti loro che abbiano il loro marchio trasformati, ma diamo la possibilità di poter conferire in toto o in parte al nostro istituto le loro produzioni. Senti carne di alta qualità ma non solo, perché mi pare che dalla chiocciola si possa estrarre la bava che serve poi in altri ambiti. Parliamo dell'estrazione della bava e di un po' quello che è l'Eldorato nel nostro settore. Abbiamo creato un nuovo macchinario che si chiama Miller One, un nuovo sistema di estrazione della bava cruelty free, diciamo che noi la chiamiamo un po' una spa per chiocciole, è un sistema che ci permette di, avere, di estrarre quasi 3 litri di bava all'ora, questa bava ovviamente ha delle proprietà incredibili, proprietà che possono variare nella cosmetica, in quanto è un rigenerante delle cellule della pelle, un anti-age, eh, toglie le macchie, ma non solo, in quel modo iniziamo a spiralizzarci nella farmaceutica in quanto la bava è un gastroprotettore, quindi sciroppi per la tosse, sciroppi gastro, ma non solo, la nostra ricerca e sviluppo ci sta portando a trovare nuovi usi eh, per la nostra bava, tranquillamente posso considerare la bava come l'oro del futuro. Faccio un'ultima battuta, facciamola insieme. Eh, è un'alternativa a allevare chiocciole rispetto ad altri ambiti agricoli. Eh, cambiano i tempi, le problematiche insomma, abbracciano anche il vino, per assurdo ecco. Però voglio dire questo è un motivo per le piccole famiglie, ecco, la piccola struttura aziendale familiare può benissimo trarre poi reddito da questa tipologia di allevamento. E' è una nuova attività? Persino il mondo accademico oggi ci ha dato la possibilità di poter dire che è nata un'economia elicoidale, in quanto passiamo dall'agricoltura, non inquiniamo, basso consumo idrico, riusciamo ad ottenere una proteina favolosa, una grande alternativa alle carni tradizionali, che viene come il maiale usata in tutto, il guscio, e la bava, le uova, le carni, ma continuiamo a questo punto a spiralizzare in altri settori, la cosmetica, la farmaceutica, abbiamo parlato della formazione, dell'assistenza, senza dimenticarci un po' quelli che sono i valori forti, la didattica per i bambini, la pet therapy per i ragazzi che hanno disagi mentali. Ecco, una famiglia può veramente spiralizzarsi in tanti settori dell'economia allevando questo piccolo mollusco tanto simpatico ma quanto buono ed eccezionale. Un mondo magico che ruota intorno alla chiocciola, in questo caso metodo Cherasco, abbiamo detto allevatori-conferitori. Loro ritirano il prodotto e succede un qualche cosa, perché lo trasformano anche. Io raggiungo il laboratorio di trasformazione, dove c'è un amico che mi sta aspettando e ci racconterà che cosa succede. Rimanete con Agri Sapori. Mangino della lumacheria italiana parliamo invece della trasformazione della Chiocciola metodo cherasco 2.0. Quando arriva il prodotto qui in laboratorio, che cosa succede, Donato? Innanzitutto, noi facciamo una selezione all'ingresso, cioè il prodotto deve rispondere a delle caratteristiche precise. Noi procediamo con eh, soltanto la trasformazione di un prodotto degli allevamenti che aderiscono al disciplinare Chiocciola certo. metodo cherasco, ovvero quel disciplinare scritto con l'Università di Scienze Gastronomiche e validato dall'Istituto Internazionale di Lecicoltura, che risponde ai criteri di qualità assoluta in termini di sapore, fragranza delle carni è un sistema di allevamento improntato alla sostenibilità ambientale piena. Beh. Quel tipo di prodotto quindi si presta molto a essere trasformato nelle tre linee di prodotto, quindi nel vivo, conservato e surgelato. Uh, abbiamo una gamma prodotto molto ampia per cercare di soddisfare tutte quelle che sono le uh, richieste del mercato. Uh, quindi 46 prodotti conservati, 35 surgelati, 10 prodotti freschi e eh non uh, sono pochi, eh, sono tanti. Sono tanti perché in realtà c'è uh, una grande consapevolezza rispetto al fatto che la chiocciola ha delle radici molto profonde nella tradizione culinaria regionale. Ogni zona, ogni area, anche da provincia a provincia c'è una modalità diversa di consumo. Questo vuol dire, perché noi chiaramente occupandoci di sapori è un tema che, che ci sta a cuore, che ci sono tante ricette, perciò vanno studiate, vanno magari... Riprese quelle tradizionali, come viene effettuato il ma lavoro? La nostra prospettiva è quella di eh, mantenere un piede nella tradizione Bene. e quindi valorizzare quello che è il patrimonio che ci è stato consegnato, eh, ma cercare anche di fare innovazione. Quindi il prodotto eh, viene revisionato, viene dato anche un, un taglio naturalmente più appetibile. Il tema è conquistare i nuovi consumatori: no? eh, magari il mondo giovanile che deve esattamente, avvicinarsi. Es esattamente. Ecco, perché... però, come ricette, diamo qual qualche input, qualche idea. Allora noi abbiamo ricette tradizionali che sono le chiocciole alla Boscaiola, al sugo di campagna, le chiocciole all'italiana eh, e sono il nostro punto forte, lo zoccolo duro. Abbiamo fatto una esperienza nel fusion, ad esempio associandole a spezie orientali tipo chiocciola al curry, mm -hmm. eh, che sono particolarmente buone, noi le apprezziamo tanto, ovviamente la ricetta regina e quella del patrimonio francese eh, sono le chiocciole alla Borgogna, quelle con la farcia di burro prezzemolo, aglio e pan grattato. Straordinarie, straordinarie. Però anche volendo il prodotto di diciamo solo come polpa di carne, cioè che poi uno se lo cucina come vuole, no? e giustamente. Quella naturalmente quell è l'opportunità eh, che diamo, cioè la valorizzazione della propria interpretazione della cucina, della chiocciola avviene attraverso la polpa, cioè si parte dal dalla, dalla polpa e poi li il limite è solo la fantasia. Senti, Piemonte ma non solo. Cioè si vendono anche... No, beh, noi vendiamo naturalmente in tutta Italia, il mercato è un mercato assolutamente eh, importante in Italia, eh, ma come lo è in, in Spagna, come lo è in Francia, come lo è in Grecia, Ci sono delle, le zone mediterranee sono molto molto forti. Abbiamo quindi un respiro nazionale, un respiro europeo, ma cerchiamo di, di avere anche una dimensione internazionale che vada oltre l'Europa. Perché è buona questa chiocciola? Uh, è buono naturalmente perché il processo di selezione che porta al prodotto è accuratissimo, è ultra selezionato. Uh, le chiocciole sono alimentate esclusivamente con prodotti vegetali, non si utilizzano prodotti mangimi e prodotti di sintesi, uh, sono tutte dello stesso calibro, uh, quindi la resa gastronomica è curata nel dettaglio. E allora completiamo in bellezza questo appuntamento dedicato alle chiocciole metodo Cherasco. Come possiamo farlo se non in cucina con un grande chef, Marco Falco, per me, se non il migliore, sicuramente uno dei migliori di Cherasco. Guarda qui che spettacolo. Senti, Marco, caro, abbiamo sì. due piatti che tu hai preparato: uno, eh, ne parlerai subito, è un po' una novità. Eh? Sì. Che cos'è quello? Quello è il chioccio burger. Eccolo lì, il chioccio burger. chioccio burger. Un hamburger. È un hamburger, <ride> <ride> Sì, diciamo che tutto si chiama burger adesso. Certo. <ride> Anche Beh. le chiocciole Possiamo hanno... per incontrare il mondo giovanile, esatto. giustamente. Come esatto. lo prepari? Si prepara con le chiocciole, intanto cioè. bollite, si sgusciano, si tritano. Nella bollitura metti delle spezie? Metti spezie, dei... profumi, cipolla, sedano, carota. Certo, certo. E anche del vino bianco mettiamo, mm -hmm. di modo che mh, sia profumato e gustoso. Una volta cotte si sgusciano, Bene. le passiamo in padella con... Sempre un fondo di cipolla, porro, sedano, Perciò carone. delle verdure che hai preparato a parte. Sempre a parte, sì esatto, che vengono poi a finire nell'impasto del, del, del burger. Le saltiamo? Le saltiamo, le stufiamo, aggiungiamo delle patate per sì, fare sì. consistenza a questo, a questo impasto, delle foglie di spinacio, delle costine verdi e dei cavoli. Alla fine... Leghiamo leggermente con un po' di fecola tutto, e poi tritiamo sì. la, tutto il composto. Facciamo e formiamo gli hamburger. Il chioccio burger. Il chioccio burger, il chioccio burger. Il chioccio burger. una novità. Eh? Le, poi le passiamo in padella chiaramente sì, con del burro, burro dell'olio. Dell si fanno dorare in padella con un goccio di burro e olio. E poi si possono servire in mille modi. Spero. Si possono servire sia alla moda classica del burger dentro. Un panino. un panino, perché no? Eh. Oppure su un piatto bello come questo, accompagnate da che cosa? Altre eh, chiocciole? Un, altre chiocciole, tanto per dare forza a questo, a questo piatto, con uh, queste chiocciole che io faccio al verde. Eh. Ecco. Però c'è che cosa lì come ingrediente in quel verde? C'è sempre aglio, prezzemolo, vino bianco e una clorofilla che rafforza questo verde, che estraiamo dal prezzemolo. Bravo, bravo! Eh, rimangono Marta. verdi così. Qui c'è un classico che apparentemente sembra eh, molto facile da preparare, ma non è così perché bisogna saperlo fare. Sono chiocciole, se non sbaglio, eh, sì. fritte, no? Sono impanate Vai. fritte e anche qua, sempre da questa base qua uh -huh. sgusciata. Noi le passiamo prima nella farina, nell'uovo, nel eh, pane grattugiato, che io uso i grissini. Perciò meno spesso, eh? Ecco. Sì, lo, lo schiacciamo non a macchina, lo schiacciamo con batti carne, facciamo in modo che sia un po' grossolano. E um, una volta impanate, facciamo le cipolle, e anche lì c'è un piccolo procedimento da fare: usiamo queste cipolle a bionde, a rondelle, le, um, le passi. passiamo prima in farina, poi dentro un po' di latte, di nuovo nella farina praticamente facciamo una specie di pastella però molto veloce molto semplice e friggiamo tutto in, in olio caldo per, la, per il servizio, una pennellata di che cosa? Mettiamo delle salse che possono essere salsa verde, salsa rossa. E noi oggi l'abbiamo fatta con questa salsa rossa che è praticamente la classica certo. salsa rossa per, la, per il bollito, insomma per la carne, in bene o male. Tipicamente piemontese. Esatto. Io concludo con Marco Falco da Carasco perché io so che tu. Hai ah, avuto un insegnante incredibile, lui è un grande chef, credetemi, è veramente molto molto bravo, ma chi era l'insegnante? La nonna? Sì, sì, eh? sì, mia, mia, la mia cara nonna che non c'è più, ma lei mi ha lasciato i suoi ricordi, il suo ricordo è dentro di me, lei mi faceva da mangiare e... E niente io adoravo quello che faceva tutto <ride> e te lo ricordi ancora e lo utilizzi eh? e lei mi voleva bene facendomi da mangiare e io, <ride> io credo che quella cosa lì sia la cosa che, che insomma mi ha, mi ha lasciato più, più di tutti nel ringraziare Marco Falco gli rubo una frase lui mi ha detto guarda che in cucina è meglio togliere che aggiungere sì, piatti sì. tradizionali e eh, questo è importante ti stringo la mano perché Grazie. sei veramente bravo ti faccio ancora i complimenti amici di Agrisapori. Abbiamo regalato uno spaccato sulla chiocciola Metodo Cherasco, abbiamo avuto il piacere di incontrare l'Istituto Internazionale, siamo stati in laboratorio e poi siamo stati con l'amico Marco a degustare questo meraviglioso prodotto della nostra agricoltura, della nostra terra. Vi aspetto ancora in Agrisapori. change 132.000 visitatori, dei quali il 15% esteri, 900 aziende da 20 nazioni su 67.000 metri quadrati espositivi netti. Delegazioni commerciali da 30 paesi, 800 capi di bestiame e 130 convegni tecnici in calendario. Sono questi i numeri con cui ha chiuso la 114esima Fiera Agricola di Verona, il salone dedicato al settore agricolo, punto di riferimento nazionale ed europeo. Protagonista. Nelle quattro giornate di rassegna l'intera filiera legata all'agricoltura che ha richiamato visitatori da tutta Italia, con un sensibile aumento dal sud e dal nord-ovest del Paese. Dieci padiglioni occupati, suddivisi tra meccanizzazione, zootecnia, mangimistica, colture specializzate, energie rinnovabili, agrofarmaci, fertilizzanti e sementi, con il potenziamento delle aree per avicoltura, allevamento dei suini e zootecnia da latte. Il nuovo Green Deal europeo, con le sue ricadute sul mondo agricolo e sulla PAC, è stato il tema portante di Fiera Agricola 2020, insieme ad un approfondimento sulle opportunità di sviluppo dell'agribusiness in Africa. Su questi argomenti si sono confrontati imprese, sindacati agricoli, associazioni ed istituzioni. Un dibattito che ha visto la partecipazione della Ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova. Numerosi convegni svoltisi nel corso di Fiera Agricola, tra questi un incontro con la stampa di settore sull'andamento del mercato mondiale delle trattrici nel 2019. Il presidente Federuna Coma, Alessandro Malavolti, ha illustrato i dati sulle vendite di trattrici nei principali paesi che indicano infatti nel 2019 una crescita negli Stati Uniti e in Europa, mentre in calo risultano India, Cina e Turchia. In crescita le esportazioni di macchinario italiano Previsioni in negativo per i primi mesi del nuovo anno. Il mercato della meccanizzazione agricola in Europa ha avuto nel 2019 una situazione abbastanza contrastata. Parliamo comunque di un mercato in crescita di circa un 5-6% con dei picchi sul mercato francese che è cresciuto di oltre un 15%, un mercato tedesco che comunque è cresciuto un 5-6%, un mercato italiano, quello che ci interessa più da vicino, che cresce di un modesto 0,7%. Quest'anno ci fermiamo a 18.600 macchine, leggermente superiori alla media degli ultimi 5 anni, con l'eccezione fatta del 2017, che comunque danno un senso di un mercato abbastanza stabile. Il dato più preoccupante che vediamo per l'Italia è la crescita continua del mercato usato, soprattutto di macchine ante emissioni, cioè ante stage one. Questo perché riguarda il mercato dei trattori. Il mercato delle macchine agricole sta andando abbastanza bene, per cui gli implements in generale hanno avuto una buona crescita un po' in tutti i mercati. Sul mercato italiano c'è un segno positivo interessante che è quello dei teleander, macchine specializzate che sono cresciute di oltre un 12% l'anno scorso su quest'anno. A livello mondiale vediamo un mercato nordamericano che va bene, grazie ai contributi che ha stanziato l'amministrazione verso l'agricoltura, vediamo un mercato turco che è in netta crisi, e vediamo un mercato russo che è tornato a crescere un alto 15%, e vediamo i due mercati più grandi in termini numerici, cioè la Cina e l'India che soffrono. L'India un 10% e la Cina parlano, statistiche non ufficiali perché non si hanno da quel paese, di circa un 20%. Parliamo ancora comunque di due mercati, per l'India di più di 700.000 macchine e per la Cina si stima ancora 300-350.000 trattori. Presentata sempre in occasione di Fiera Agricola di Verona l'edizione 2020 di EIMA International, la grande rassegna internazionale della meccanica agricola in programma a Bologna dall'11 al 15 novembre. Molte le novità previste quest'anno a partire da quelle logistiche e organizzative. Federuna Coma è presente a Fiera Agricola di Verona non soltanto perché ha un accordo con questa manifestazione fieristica per promuovere al meglio la meccanizzazione agricola, ma anche per eh, lanciare l'edizione 2020 di EIMA International che si presenta a dieci mesi dall'evento già con numeri da record. Sicuramente dopo le prime criticità o le prime paure dello scorso anno dopo l'annuncio dei saloni francesi di spostare il SIMA di Parigi negli stessi giorni ed anni di Eima International, abbiamo deciso di approcciare questa cosa facendo in modo che le problematiche riscontrate eh, fossero un'opportunità veramente grandiosa per noi. Per cui abbiamo messo in campo delle novità straordinarie a partire dal Salone Digital che diventa un vero e proprio salone espositivo a tutti gli effetti dopo l'area focus di sperimentazione del 2018. Ma il vero tema forte dell'edizione 2020 di EMA International, ha ricordato Simona Rapastella, è ancora una volta l'innovazione. Ed è proprio per valorizzare le nuove tecnologie sviluppate dalle industrie della meccanica agricola che il concorso Novità Tecniche prevede circa due mesi prima della rassegna un evento specificatamente dedicato. L'appuntamento è infatti per metà settembre a Bologna con un'anticipazione delle tecnologie premiate, che poi verranno messe in mostra. Leima e permetterà alle case costruttrici di illustrare nel dettaglio i contenuti tecnici delle proprie innovazioni. Fortissima eh, sottolineatura dell'innovazione della tecnologia con una mostra spettacolo relativa alle novità tecniche e quindi al nostro concorso che è un fiore all'occhiello della rassegna. Relativamente alle novità tecniche, per la prima volta quest'anno realizzeremo un evento alla metà di settembre, quindi in anticipo di due mesi rispetto ad EIMA per presentare al mondo, ai giornalisti nazionali e internazionali come il nostro settore sa esprimere l'eccellenza tecnologica e per permettere anche alle case costruttrici di raccontare con dovizia tecnica di particolari perché parlare di agricoltura oggi è parlare ad un mondo altamente tecnologico. Il tempo a noi concesso da questa emittente per questa settimana si è esaurito e noi rinnoviamo l'appuntamento per il prossimo viaggio delle nostre telecamere, sempre nell'intento di intrattenervi piacevolmente col mondo dell'agricoltura e del buon cibo. Grazie per la vostra attenzione.